tutti ancora una volta e bentornati al Mugello. Come potete vedere dalle bandiere qui dietro, siamo ospiti di Pirelli, è uno dei Pirelli Day. Io ne ho approfittato per chiedere ai nostri amici di Ducati di farci provare l'unica V4 della gamma Superbike che ancora ci mancava. Avete capito benissimo, è la Panigale V4R. Purtroppo, come vedete, il tempo non è dei migliori. Sto aspettando che la nebbia si alzi per entrare dentro a girare, anche perché siamo naturalmente con le slick, in questo caso le Diablo Superbike in mescola SC3, tra l'altro nelle misure inedite del gommone, quello che si usa nel modello Superbike, quindi con 125 anteriore e 265 posteriore. Però bisogna aspettare effettivamente che la pista si asciughi ancora un pochino di più. Un altro po' di termo, quindi io ne approfitto per andare dentro e farvi vedere la moto che andiamo a guidare. Venite! Allora, in questo box dei sogni, come potete vedere, piena di Panigale V4 e di qualche moto un pochino più vecchia, ma sempre Ducati, come potete vedere, una vecchia 1098, ecco qui la mia, quella che porterò in pista non appena le condizioni me lo permetteranno. La Panigale V4R, se vi ricordate, è debuttato all'EICMA del 2018, naturalmente, ed è quella che ha introdotto le appendici aerodinamiche nella gamma Ducati, in questo caso in fibra di carbonio, e con un cupolino a plexiglass rialzato e con la carenatura dà un andamento differente rispetto all'allora Panigale V4 standard per facilitare l'estrazione dell'aria calda dalle feritoie e migliorare in generale la penetrazione aerodinamica. Naturalmente la riconoscereste adesso che anche la V4S è dotata di appendici aerodinamiche dal serbatoio in alluminio non verniciato, meraviglioso. Per capire che cosa c'è nel motore invece dovremmo aprirlo, perché mantiene l'alesaggio da 81, ma per rispettare il vincolo di cilindrata dei 1000 cm3 è stata accorciata per un'unità che comunque è capace di erogare 221 cavalli a 15.251 giri, quindi gira molto più alto, a qualcosa meno naturalmente nel comportamento sotto in termini di coppia, ma prestazioni quasi invariate spostate molto in alto, prestazioni ottenute anche naturalmente grazie a casature delle valvole diverse, valvole di maggior diametro, se ricordo bene 34 mm all'aspirazione, naturalmente anche un asse a canne dal diagramma di distribuzione diversa, con alzata naturalmente più spinta, e condotti di aspirazione con andamento completamente diverso, testate diverse nella fluidodinamica e corpi farfallati evidentemente maggiorati. Anche l'aspirazione, come ormai tradizione delle versioni un po' speciali di Borgo Panigale, troviamo un filtro Sprint Filter P8. Anche dal punto di vista della ciclistica, la Panigale V4R si distacca dalla versione base, ci sono importanti differenze in termini di rigidità nel front frame e soprattutto anche nella parte posteriore, con il forcellone che è regolabile nell'altezza su tre diverse posizioni. Naturalmente le sospensioni semiattive che ci troviamo sulla Panigale V4S ci sono imposte delle Oli stop di gamma. All'anteriore troviamo un'NPX pressurizzata con funzioni separate sui due steli, compressione ed estensione, come avviene sull'unità della MotoGP, e di dietro troviamo naturalmente un monoammortizzatore TTX, anche lui a funzionamento meccanico. Il pacchetto elettronico è quello che conosciamo molto bene, nel senso che ha tutte le funzionalità Ducati in versione Evo, come al solito controllabili qua attraverso il blocchetto sinistro, e integrati in diversi riding mode che si possono cambiare naturalmente con dei valori predefiniti per il traction control, naturalmente per l'ABS, che siamo in sport, scusate, mettiamo il race così capiamo meglio, il race intanto rosso, traction control, ABS, wheelie control, quindi anti-impennata, slide control, ovvero la gestione proprio del traverso, scusate, non mi viene la parola, gestione del freno motore e quick shifter in salita o in discesa. Naturalmente in questo caso il cruscotto mi avverte, il bellissimo TFT della Panigale mi avverte che ho l'ABS soltanto sull'anteriore, perché sono in modalità race, quindi con l'ABS in modalità 1, e dopodiché da qui posso semplicemente cambiarmi tutti i parametri che si trovano qua di fronte, in questo caso il wheelie control, oppure anche in movimento, tutte le impostazioni del pacchetto elettronico che, come ripetevo, già conosciamo, ma questa è stata la base per evolvere tutti questi pacchetti allo stato dell'arte come li troviamo adesso.
Come quindi potete immaginare, io sono qui che sto facendo la danza del sole, sto aspettando che questa nebbia si sciolga, la maledetta nebbia che avvolge il Mugello, che viene su dal lago di Bilancino, qua vicino, per permettermi di entrare e capire quanto sia diversa rispetto alla Panigale V4S che conosciamo molto bene. Un attimo di pazienza e andiamo. Eccomi qui, la mia giornata è finita, perché sostanzialmente sono finito io. E 5 turni al Mugello con questo attrezzo sono qualcosa di abbastanza emozionante, anche se vi devo dire la verità, come mi è successo a suo tempo con la R bicilindrica, anche su questa ho trovato una moto sorprendentemente meno stancante, quasi meno impegnativa, non voglio dire più facile, ma sicuramente più efficace e meno dispendiosa in termini di energia, sia fisica che mentale, rispetto alla 1100 V4. Perché? Perché una rotazione più distesa, una maggiore precisione da un certo punto di vista nella risposta all'acceleratore, fa sì che ci sia meno impegno psicofisico quando si viaggia a gas spalancato, quando si va a tirare la botta di gas in uscita di curva, c'è una confidenza veramente meravigliosa, non si hanno quei surplus di coppia che l'elettronica deve venire a gestire. In più, grazie all'albero controrotante, la Ducati, come sempre, aprite, se avete la lucidità di tenere aperto, percorrete curve più strette che con quasi qualunque altra moto mi possa venire in mente, al netto forse di Sua Maestà super leggera. Il motore è davvero meraviglioso, come detto potentissimo, in fondo a rettilineo ci si lancia a delle velocità veramente da urlo. Quando si vanno a prendere in mano i freni ci si accorge di essere quasi inevitabilmente forti, perché comunque la leggerezza e la potenza dell'impianto frenante con la Brembo Stylema all'anteriore hanno il solito effetto di farvi sentire un impatto contro un muro praticamente, e tutto il resto della ciclistica è veramente fantastica. Le sospensioni Oris meccaniche, sapete che io sono un fan delle semiattive, ma in questo caso lavorano benissimo, bisogna naturalmente sapere che cosa andare a cercare quando si hanno dei comportamenti anomali, e c'è un feeling sull'avantreno grazie anche alla pressurizzata, alla forcella NX pressurizzata all'avantreno da riferimento, cosa che forse per certi versi ad altre versioni della Panigale mancava. Come dicevo, c'è una stabilità in percorrenza meravigliosa, c'è un'agilità pazzesca grazie anche al gommone 125 anteriore, 125 al posteriore, il mescolo SC3. Se siete fra quelli che pensavano che l'SC3 fosse una gomma per amatori, per fermoni, date retta, provatelo, perché ha una versatilità e un grip che versatilità che non aveva mai avuto. Abbiamo girato con temperature che variavano dai 10 gradi fino ai quasi 20 che ci sono adesso, e un grip che a spanne io direi battezzerei simile a un SC2, molto più vicino a un SC2 che all'SC3 che potevate ricordarvi, e un'agilità veramente portentosa. Dunque la V4 è molto agile di suo, perché è molto leggera naturalmente, e come impostazione generale è una moto che ama essere sbattuta in curva, nei cambi di direzione vi chiede pochissimo impegno fisico, si tratta solo di saper lavorare con il peso del corpo e sui manubri. Le gomme in questo caso sono il complemento perfetto per la ciclistica della V4R, e insomma ragazzi, ci sono poche altre moto che io sogno in questo momento come questa. 39.900 euro sono un prezzo da amatori, in questo momento sto cercando di decidere se può essere il caso di far rinunciare all'università mio figlio, che studierà all'università della vita, ma potrà sempre vantarsi di avere un papà che ha posseduto una Panigale V4R, che naturalmente gli resterà in dote più avanti. Tornando seri, io come conclusione posso trarre che non so quanto sia giustificato il prezzo di 39.900 euro rispetto
alle altre moto. Quello che posso dirvi è che non riesco a immaginarvi un'altra moto che costi questa cifra e che sia capace di regalarvi le sensazioni che ho provato io in questa meravigliosa giornata al Mugello, nel contesto di questa Pirelli Day. Detto questo, naturalmente vi invito a iscrivervi al nostro canale, mettete un like al video se vi è piaciuto, mettete un pollice verso, cercheremo di imparare dai nostri errori. Vi saluto e naturalmente vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!